Mister, buonasera. Oltre al commento sulla partita, su una vittoria comunque che serviva per zero dopo più calcio dopo le tre sconfitte di fila, volevo chiedere, ho visto nel primo tempo uno schieramento 4-4-2, secondo tempo 3-4-3, che cosa l'ha indotto a cambiare per il primo e il secondo? Grazie. Il fatto che, ma anche le scelte iniziali, il fatto che in questo momento purtroppo abbiamo tanti giocatori davanti fuori, fra quelli disponibili, alcuni non sono proprio al top come Bianchimano, come Dursi, questa è stata la scelta iniziale, però poi le partite si giocano sempre su 90 minuti, siamo in un momento purtroppo così, non è colpa di nessuno, abbiamo bisogno di essere tutti, di recuperare tutti, poi in altri ruoli non abbiamo problemi perché l'assenza di Figliomeni, così, che è un giocatore che ci dà personalità ed esperienza comunque compensata dal reparto che stanno facendo bene, anche sugli esterni abbiamo alternative, abbiamo giocatori di valore, anche in mezzo al campo, nel gioco dei cambi, eccetera, siamo un po' corti davanti, questo è stato il motivo. E soprattutto il motivo che ha determinato questa scelta è nel caso in cui dovevamo cambiare qualcosina davanti, schierandone tre, sarebbe stato quasi impossibile cambiare l'inizio della partita, per cui ho preferito fare questa scelta iniziale, ma poi diciamo abbiamo fatto sempre le solite cose, contro un avversario, poi mai così, no? Tutti cercano di giocare sui nostri errori, francamente parlo con tutto il rispetto, di loro ci mettono poco sul piano del fraseggio, sul piano della coralità, si buttano questi palloni avanti sperando in qualche seconda palla, in qualche situazione, oppure provano a ripartire quando magari commettiamo qualche errore banale, puoi dire, sul fraseggio, ma alla fine di problemi grandi non ne abbiamo, se non quelli che ho descritto, è chiaro che dobbiamo essere tutti. Senta mister, ci sono due partite, insomma, il primo tempo in cui, insomma, anche perché a favore di Vento il Catanzaro magari qualcosina ha sofferto, poi effettivamente l'espulsione mi sembra che abbia cambiato tutto, facendo vedere il vero Catanzaro, probabilmente si sono allargati gli spazi e insomma lì siete andati a nozze, o no? Ma le partite sono tutte così, forse qualcuno si ricorda, partite primo tempo 3-0 e sembra che quella debba essere la regola, non è la regola, le partite sono tutte così, sono equilibrate, ho detto prima che se l'avversario accettasse un po' di più il confronto e quindi ad esempio se pensasse di impensierirci attraverso la coralità di gioco, invece non lo fa nessuno perché anche la Sicula, palloni su miracoli, si fa giocare sulla seconda palla o come ho detto prima su qualche intercettamento, l'occasione che hanno avuto subito è un errore nostro perché Maita perde una palla lateralmente, loro accompagnano l'azione e poi si ritrovano in questa situazione, ma anche nel primo tempo comunque non abbiamo fatto male, poi c'è l'avversario che accetta il confronto, ma abbiamo creato 3-4 situazioni importanti anche con azioni lineari, poi è difficile crearne 33 quando l'avversario, quando la partita è equilibrata e quando questi equilibri non si spezzano come poi dopo il primo gol, perché noi li manteniamo sempre gli equilibri e invece gli altri poi al di là del fatto che sono rimasti in meno li perdono e stanno qui, le partite sono così, sono tutte equilibrate, non è che uno può pensare, forse abbiamo abituato troppo bene in alcuni momenti, però credetemi la regola non è primo tempo 3-0. Esatto. Però oggettivamente l'espulsione una mano l'ha data, insomma, su questo. Ma è normale che quando giochi con l'uomo in più, certo che sì, come no, certo che sì, questo mi sembra evidente. Senta, so che a lei non piace tanto il giudizio dei singoli, però io un nome glielo faccio. Oggi per esempio Fischnaller mi è sembrato veramente il giocatore che abbiamo visto all'inizio della stagione, insomma un giocatore che è veramente capace di fare la differenza in questo campionato. Ma lui dopo l'infortunio di Reggio Calabria ha attraversato un periodo problematico dal punto di vista fisico, perché poi 10 giorni, 15 giorni, alla fine sono diventati quasi 25 giorni, poi ha ripreso, adesso attraverso la continuità di lavoro, e lo fa già da 15 giorni a partire dalla settimana pre-Rieti, questa è la seconda settimana, è chiaro che è un giocatore che ritornerà sugli standard di prima, perché poi se un giocatore non sta bene, non si allena, è molto difficile che possa esprimere il proprio potenziale. Fischnaller è cresciuto, continuerà a crescere. Io soltanto mi auguro di risolvere gli intoppi che abbiamo davanti, che purtroppo
qualche problema ce lo danno, anche perché credetemi voi poi forse quotidianamente non siete sempre con noi, anche lo stesso Bianchimano viene da un percorso di lavoro diverso. Bianchimano è un giocatore che ha grandi qualità, oggi ad esempio come in altre situazioni avete visto a Sprazzi cosa lui è in grado di fare, no? Ad esempio calcia molto bene con i due piedi, oltre che essere... Il problema di Bianchimano è questa continuità fisica, questa capacità di stare sempre dentro la partita, e questo è soltanto un discorso fisico. D'Ursi per altre problematiche, un mese e mezzo che si allena, non si allena, a dire la verità se non ci fosse stato bisogno non lo volevo neanche impiegare oggi, perché ha fatto 3-4 giorni di quasi riposo, di lavoro differenziato prima di questa partita. Se ne avessi avuto la possibilità non lo impiegavo, ne aggiungeva altri 2-3 di riposo, gli era soltanto utile. È così, dobbiamo soltanto recuperare, ma poi di problemi non ne abbiamo, come avevo detto, di problemi seri. I problemi seri, quando parlo di problemi seri, sono quelli che ci vuole molto tempo per risolverli. Come avete visto non ne abbiamo, perché poi alla fine sì, c'era un po' più di tensione, così ho cercato di lasciarli tranquilli, perché questo aspetto mentale è anche importante, anche alla fine del primo tempo. Ma di problemi se ne abbiamo, se non quelli di recuperare tutti e poi giochiamoci le partite, vediamo quello che succederà. Poi secondo me più si va avanti adesso nel corso della stagione e più prevalgono i fatti irregolari. I fatti regolari, dopo le partite cominciano ad avere una valenza, dove probabilmente si trovano anche, dove le partite cominciano a diventare secche, per cui giocare sempre per difendersi, ma noi abbiamo anche dimostrato di essere bravi in questo. Mister, proprio su Bianchimano le chiedevo, anche per la sua statura fisica, come si sta trovando secondo lei in questo modo di giocare? Cioè, io l'ho visto correre per tutta la partita e non sta fermo in area di rigore come magari uno può pensare. Come si sta trovando lui in questo modo di gioco? Ma non lo so, modo di gioco, l'attaccante che sta fermo in area di rigore. Dovremmo parlare almeno 3 mesi di calcio di questo aspetto, francamente non c'è il tempo. Di certo noi cerchiamo di giocare un calcio corale, quindi non c'è nessuno che snatura le caratteristiche, quindi in questo caso sono io l'allenatore di nessuno, l'allenatore sempre, perché sono io, non mette giocatori fuori ruolo. Si cerca di valorizzare tutte le caratteristiche e di non imporre nulla, sarebbe veramente deleterio, no? Se un allenatore cercasse di imporre, insomma, un po' di esperienza ce l'abbiamo, facciamo questa professione da tanti anni, quindi certamente chi gioca non è che viene snaturato. Bianchimano è un giocatore che ha quelle caratteristiche, lei l'ha visto correre, lui dovrebbe correre molto di più, a un certo punto in alcuni momenti si prende delle pause, ma è un giocatore che ha grandi qualità. Ritorniamo sempre a quello che abbiamo detto, se magari facciamo un percorso di lavoro insieme dall'inizio, probabilmente tutto questo non si sarebbe visto. Noi siamo nati così, però di problemi seri, ripeto, noi ne abbiamo, andiamo avanti, mancano le partite che mancano, che poi noi dall'inizio che abbiamo una partita in meno, pazzesco, tutto il campionato una squadra ha una partita in meno, di solito le partite 15 giorni perché non si possono recuperare, perché c'è il campo impraticabile, poi nel giro di 15-20 giorni si recupera, noi tutto l'anno, vabbè, andiamo avanti. Sono 2000 i tifosi che hanno nel Catanzaro, secondo lei? Ma non lo so, qui c'è la brutta abitudine, l'ho già detto ieri, di sconfinare dal proprio ruolo. Io penso che ognuno debba fare il suo, i tifosi devono fare i tifosi, qui c'è la brutta abitudine che... Però non li oso neanche definire tifosi, sconfinano dal proprio ruolo e quindi si sostituiscono alla società, agli allenatori, ai giocatori, ai giornalisti, a tutti, e non va bene. Io ricordo a tutti che bisognerebbe fare soltanto i tifosi, e che quindi se uno ha una passione per la maglia e veramente ci tiene, al di là delle chiacchiere, non è che si dimostra con le parole, si dimostra con i fatti. Io mi auguro di no, però obiettivamente, visto che mi ha fatto la domanda, sono molto deluso. Io sono molto deluso, lo posso dire oppure lo devo tenere, sono molto deluso di che cosa? Della presenza numerica, di questo stillicidio, di continue pettegolezzi, puttanate. Ma la gente dovrebbe maturare, cioè il tifoso, poi ce ne sono tantissimi, come quelli ad esempio che c'erano oggi, sono rimasto contento.
solidarietà con la squadra, vabbè, la curva lo sappiamo per cultura è così, ma anche la tribuna, i distinti con i ragazzi sempre a sostenere, ma è giusto così, poi i conti si fanno alla fine. Quindi non lo so, mi auguro di no che non siano due, però bisogna cambiare, se no si rimane molto indietro, si vive di ricordi, si vive di situazioni che non appartengono più. L'amore si dimostra, l'affetto si dimostra, la passione si coltiva, non è che alle prime mezze situazioni uno deve imparare a stare al proprio ruolo, e questo è importante. Quindi oggi erano questi e sono felice di quelli che c'erano, perché hanno avuto un comportamento esemplare. Mi auguro che poi possano fare proseliti quelli che c'erano oggi. Va bene.